sicuramente un afflusso maggiore rispetto alla media dei fine settimana scorse. L'afflusso è stato però, bisogna metterlo in evidenza, assolutamente ordinato. Gli utenti, i viaggiatori sono stati perfettamente a conoscenza di tutto quello che sono le norme del regolamento e del DPCM anti-Covid. In questo senso, quindi, non abbiamo svolto la nostra attività tesa a sanzionare gli utenti, assolutamente. Abbiamo rafforzato il dispositivo di vigilanza e di controllo, ulteriormente rafforzato, ma abbiamo trovato di fronte un viaggiatore perfettamente a conoscenza di quelle che sono le norme da osservare, dal distanziamento sociale a qualsiasi altra norma che è la tutela della salute pubblica. Ha riscontrato collaborazione, da parte dei cittadini che sono partiti in queste ore? Assolutamente sì, guardi, la collaborazione è stata veramente massima, l'afflusso è stato ordinato, maggiore come ho già detto, sicuramente maggiore, ma tenga presente che appunto noi parliamo di numeri intorno al 20%, 15-20% rispetto ai numeri degli anni scorsi di utenti e viaggiatori che sono pronti a partire, tranne questo fine settimana dove in alcuni momenti, in particolare il venerdì sera e il venerdì pomeriggio, abbiamo raggiunto il picco massimo probabilmente della capacità dei treni che come sappiamo è ridotta al 50% rispetto ai posti disponibili, quindi tutto ampiamente gestibile. Partiremo da domani mattina, da questa notte in particolare, dalle 22, a raccogliere le autodichiarazioni da parte degli utenti, dei viaggiatori e poi in un momento immediatamente successivo, in maniera considerevole, a controllare la veridicità delle dichiarazioni stesse.